Anziana morta in seguito a uno scippo, individuata e arrestata una 27enne. Nuova udienza del processo ai Contradaioli, in aula la discussione sul ruolo della polizia municipale. Cassonetti intelligenti tra novità e malfunzionamenti. Per lo sport Robur, domani gara in trasferta ad Olbia. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV. Iniziamo con la cronaca. Come avete sentito dai nostri titoli, è stata arrestata dai carabinieri di Poggibonsi una 27enne di Certaldo che aveva derubato una donna di 80 anni nell'ottobre del 2018. L'anziana era poi deceduta in ospedale un mese dopo l'accaduto. Ce ne parla Filippo Tecce. Arrestata dai carabinieri di Poggibonsi la giovane donna che nell'ottobre del 2018 aveva derubato una 80enne. L'anziana nella dinamica cade rovinosamente a terra, morirà successivamente in ospedale un mese dopo. I fatti risalgono a 2 anni fa, quando l'anziana signora era andata allo sportello Bancomat del suo istituto di credito in centro a Poggibonsi, proprio nelle immediate vicinanze della sua abitazione in piazza Gerini. Una volta effettuato il prelievo, si incammina lungo la strada e viene avvicinata da una giovane donna italiana di 27 anni, che da dietro le afferra la borsa contenente i suoi averi e la somma di denaro appena prelevata, strappandogliela dal braccio e facendola cadere a terra. L'autrice dello scippo, nonostante le richieste d'aiuto da parte dell'anziana signora, non si volta neppure, facendo perdere le proprie tracce senza prestare il minimo soccorso. L'anziana vittima nella caduta si rompe l'omero e dopo circa un mese morirà in ospedale. I carabinieri di Poggibonsi, dopo mesi di indagini anche di natura tecnica, visionando le immagini delle telecamere presenti sul luogo del reato, ascoltando testimonianze e verificando attraverso accertamenti bancari tutti i prelievi effettuati presso lo sportello Bancomat in questione, alcune settimane fa sono riusciti ad individuare la presunta autrice dello scippo, richiedendone la custodia cautelare, misura concessa dal GIP del Tribunale di Siena Malavasi. I militari oggi hanno eseguito l'arresto nei confronti della giovane donna e mamma residente a Certaldo, la quale dovrà rispondere di quanto commesso oltre un anno fa ai danni della malcapitata signora. I familiari della vittima, informati dai carabinieri dell'epilogo dell'indagine con l'arresto della responsabile, hanno ringraziato l'arma per la costanza con la quale hanno portato avanti per oltre un anno l'indagine. Restiamo sulla cronaca. È stato arrestato dalla polizia un 26enne colombiano clandestino rintracciato grazie al sistema di allerta per gli alloggiati nelle strutture ricettive della provincia. Ce ne parla in questo servizio Andrea Radi. Continua a produrre effetti positivi sull'attività operativa della Polizia di Stato il sistema di allerta per gli alloggiati nelle strutture ricettive della nostra provincia. Un altro straniero, infatti, colombiano di 26 anni, clandestino, è stato rintracciato da poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Chiusi Chianciano Terme, dopo una segnalazione giunta sul sistema dalla sala operativa della Questura di Siena. L'uomo, che insieme a 2 connazionali aveva preso temporaneamente alloggio in un appartamento a Chianciano Terme, risultava già colpito da un provvedimento di espulsione emesso nel marzo dello scorso anno a Padova, dove aveva fornito generalità diverse. Solo approfonditi accertamenti da parte del commissariato e la comparazione delle impronte dattiloscopiche hanno consentito di verificare le sue reali generalità, tra l'altro non facili da individuare dato l'aspetto femminile del transessuale. Dagli accertamenti è anche emerso che lo straniero, nonostante l'espulsione, nei primi giorni di dicembre era riuscito a rientrare in Italia, dichiarandosi un turista ed esibendo sia per il volo che per il passaggio alla frontiera il passaporto con le vere generalità. Proprio la violazione del divieto di ingresso in Italia ha fatto scattare l'arresto, obbligatorio per questo tipo di reato, e l'uomo, dopo le necessarie convalide dell'autorità giudiziaria, è stato preso in carico dai poliziotti dell'ufficio immigrazione della questura. Gli agenti gli hanno notificato una nuova espulsione, che è stata immediatamente eseguita, con provvedimento del questore di accompagnamento all'aeroporto di Fiumicino, da dove con un volo di linea è stato rimpatriato in Colombia. La polizia municipale ha fermato un cittadino kosovaro espulso con provvedimento del 21 novembre 2019 da Verona. L'uomo si trovava in autobus senza il titolo di viaggio. Dai controlli effettuati dalla polizia municipale sono risultati a carico della persona numerosi precedenti penali per minacce
e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a un'attentata estorsione. Successivamente è stato accompagnato nei locali dell'ufficio immigrazione della Questura di Siena, da dove domani mattina sarà trasferito a Cagliari per essere rimpatriato. Nuova udienza oggi al Tribunale di Siena del processo sui fronteggiamenti del Palio d'agosto 2015. Sono stati sentiti in aula l'ex sindaco Bruno Valentini, l'ex comandante della Polizia Municipale Simona Sestini e Nicoletta Fabio, rettore del magistrato delle Contrade nel 2016, quando fu avviata questa inchiesta. Sentiamo Andrea Radi. Nuova udienza oggi al Tribunale di Siena del processo sui fronteggiamenti del Palio dell'Assunta 2015 tra le contrade di Onda, Torre, Nicchia e Valdemontone, che vede a giudizio 31 soggetti con l'accusa di rissa aggravata. In aula, dinanzi al giudice Ottavio Mosti, sono stati ascoltati nuovi testimoni chiamati a ricostruire i concitati attimi sul tufo. Per primo è stato sentito l'ex sindaco Bruno Valentini, che ha raccontato di aver chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri, essendosi creati due diversi momenti di tensioni tra i popoli al termine della carriera, per cui non era sufficiente l'intervento dei soli vigili urbani. L'esame da parte delle difese si è concentrato sulla modalità dell'operato della Polizia Municipale e sul codice di regole non scritte, per cui al momento dell'interposizione fisica dei vigili il fronteggiamento è chiamato a cessare. Lo stesso Valentini ha assicurato che nessun agente della Municipale ha riportato lesioni. A confermare tale tesi anche la seconda teste, l'ex comandante della Municipale all'epoca dei fatti, Simona Sestini, che ha testimoniato gli attimi di grande confusione sulla pista, spiegando che prima di intervenire la Municipale si è dovuta compattare per poi riportare alla calma la situazione e di non aver rilevato contatti fisici, essendosi creato un cordone a dividere i popoli delle contrade. A chiudere l'udienza la testimonianza di Nicoletta Fabio, rettore del magistrato delle contrade nel 2016, quando fu avviata l'inchiesta. L'ex priore dell'Istrice ha invece spiegato al collegio la natura del fronteggiamento, definito un conflitto simulato e autoregolato con un limite naturale di aggressività, dove il contradaiolo difende la dignità della sua contrada, tenuto sotto controllo da dirigenti delle contrade e che si spegne al momento dell'arrivo dei vigili urbani. È stato presentato oggi nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico il piano di riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, che porterà qualche novità sul territorio comunale. Sentiamo Teresa Scarcella. Riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata nel comune di Siena. Questo l'obiettivo congiunto di amministrazione Sei Toscana. Una riorganizzazione che prevede tre step, di cui il primo è stato già realizzato e che alla fine porterà i contenitori ad accesso controllato su tutto il territorio comunale. Solo a quel punto si potrà introdurre la tariffa puntuale. Sì, oggi abbiamo così dato i primi cenni di un importantissimo percorso che vede impegnata l'amministrazione comunale di Siena con il supporto di Sei Toscana per riformare e razionalizzare l'intero sistema di raccolta. Per le utenze non domestiche i servizi saranno riorganizzati per zone. Nel centro storico si lavorerà per diminuire le emissioni inquinanti, l'impatto sonoro e il conseguente traffico. Sarà anche l'occasione per cambiare l'infrastruttura della città, perché la raccolta dei rifiuti la vorremmo fare con i mezzi elettrici. Su questo abbiamo avviato una collaborazione con la divisione commerciale di Mercedes Italia. Il piano presenta ancora però qualche punto interrogativo sul servizio di raccolta dentro le mura. Non è da escludere la riduzione del porta a porta, che nelle aree in cui rimarrà potrebbe subire qualche modifica strutturale, e la realizzazione di alcuni punti di raccolta ecologici. Da quando ci sono, dico che è incivile il porta a porta con i sacchetti, perché questi sacchetti si rompono quando piove, volano via con il vento. Porta a porta si fa in modo civile, con i mastelli, con i secchielli, in modo ordinato, magari creando degli spazi. Penso al lavoro che vogliamo fare con le contrade per creare dei luoghi, per creare delle piccole isole dove si possano contenere i rifiuti. Prima di dare delle informazioni certe dobbiamo metterci a tavolino, vedere gli spazi, coinvolgere, come ha detto lei precedentemente, contrade, università e in primis un incontro con le associazioni di categoria. Logicamente tutti non potremmo accontentare, non si può fare un servizio ad hoc per tutti, perché questo andrebbe poi ad agire ovviamente sempre sulla comunità. E dunque, in merito ai cassonetti, la grande novità è stata l'introduzione della Sei Card. Questa novità ha portato pareri discordanti. C'è chi è soddisfatto del nuovo servizio, c'è invece chi ha individuato le prime problematiche, come la dimensione delle calotte, l'inceppamento del meccanismo e la poca formazione. Sentiamo le voci di alcuni cittadini.
raccolta intelligente è un'azione di civiltà e di rispetto dell'ambiente, però secondo me ci voleva un corso di formazione per i cittadini, perché questi, soprattutto dell'indifferenziato, si bloccano continuamente. Magari chi va al lavoro, chi passeggia da qui al volo per andare a prendere il pulmino, non ci sta 5 minuti a provare e riprovare a sbloccare. A volte si sbloccano, a volte no. Hai capito come cittadini, come funzionano questi cassonetti? Sì, pigi il bottone, metti la tessera e inserisci. Non capisco l'utilità, cioè non so se è un discorso di costi, di diminuire la spazzatura, di vedere quante volte si utilizza l'indifferenziato piuttosto che non ho capito l'utilità. In questo caso qui, anche buttare un indifferenziato con un ingresso così piccolo, 99 su 100, se ha un sacchetto più grande non è che se lo porta a casa, lo lascia in terra. Ok, che abbia la tessera, che non ce l'abbia, che si apra il cassonetto, se lì non c'entra lo lascia in terra. Mi sembra un po' piccolo, ecco, per l'indifferenziato questo forse sicuramente sarà per scoraggiare di fare dei rifiuti misti, sarà per incoraggiare l'utente a smistare il rifiuto cartone, organico e quant'altro, però questo secondo me è una cosa su cui riflettere, perché l'utente non ha pazienza ad aspettare magari se il meccanismo si è inceppato, provando e riprovando due o tre volte, 99 su 100 si sblocca, per cui abbandonano comunque i rifiuti accanto ai cassonetti, ecco, e questo crea veramente un caos non indifferente. Qui poi è un punto di passaggio, diciamo, abbastanza intenso, perché vengono un po' da tutte le direzioni e quindi si accumulano i rifiuti. La situazione è migliorata rispetto a prima? Situazione è migliorata nettamente, direi, però è ancora da migliorare, perché comunque purtroppo ancora la gente non è abituata a questo uso di questi cassonetti con la tesserina, magari anche sprovvisti in qualche caso, e quindi ripeto, bisogna migliorare. Ha creato scalpore la notizia della denuncia ai gestori di un noto pub del centro storico per la somministrazione di alcolici ai minorenni, una situazione che sembra farsi sempre più grave e che preoccupa non poco i genitori. Andrea Radi. Ha scatenato molte reazioni, soprattutto sui social, la notizia della denuncia dei gestori di un noto pub del centro di Siena per la somministrazione di alcol a minori. Un fenomeno non certo nuovo, come sottolineato da alcuni, una tradizione, se così vogliamo chiamarla, ormai radicata, quella dell'alcol in giovane età. Un'inchiesta, quella portata avanti dai carabinieri di Siena, che ha portato due militari in borghese a scoprire qualche sera fa la somministrazione ai minori da parte dei gestori di un locale, ma che sembra andare avanti ormai da tempo insieme ai militari del NAS di Firenze. Se la caveranno con una multa, questo è il pensiero di tanti genitori preoccupati per la situazione alla quale espongono i propri figli anche in una città come Siena, specialmente la sera. Una sanzione economica sembra infatti una pena troppo leggera per chi, di fatto, serve illegalmente a dei minorenni sostanze alcoliche, tanto che una multa costa meno del guadagno dell'alcol venduto, come denunciato da alcuni genitori. Ma è sempre stato così? Probabilmente, in forma minore, la somministrazione di alcol a minori è sempre stato un problema, anche se in passato era forse ristretta ad una manciata di locali, che potevano essere controllati in maniera migliore e specifica dalle forze dell'ordine. L'impressione oggi è invece che in un qualsiasi locale, bar, persino ristorante, la richiesta del documento di identità sia diventata una pratica fuori moda, per così dire, tanto che non è difficile vedere le vie del centro, soprattutto il sabato sera, ragazzi anche di 14 o 15 anni che hanno alzato il gomito, anche se la loro età, per legge, dovrebbero tenerli ben saldi a tavolino. La task force dei carabinieri riuscirà a limitare il fenomeno? Certamente la denuncia ha creato scalpore e forse con il tempo chiedere la carta d'identità prima della vendita di alcolici diventerà, come dovrebbe essere, una pratica diffusa in ogni locale. Cambiamo argomento, anche Siena si prepara a celebrare la giornata della memoria che commemora l'Olocausto e le sue vittime. Il Comune e l'Università hanno predisposto una serie di eventi in vista del 27 gennaio. Sentiamo il servizio di Filippo Megliattini. Iniziano anche a Siena i preparativi per celebrare la giornata della memoria. Dopo le polemiche dello scorso anno, sollevate da una lettera aperta di Ampi, Arci, CGL, Istituto Storico della Resistenza e non una di meno, per la scelta dell'amministrazione comunale di celebrare congiuntamente Giorno della Memoria e Giornata del Ricordo per la strage nelle Foibe, quest'anno le iniziative dedicate al ricordo dell'Olocausto sono due, con la collaborazione della comunità ebraica di Siena e Firenze. Il programma si apre sabato 25
25 gennaio alle 16.30 con la proiezione di Exit Music al Cinema Nuovo Pendola, in replica il giorno successivo alle 11 alla Sinagoga di Siena. Domenica 26 si terrà anche il concerto dell'Arc Ensemble Musica e Arte per la Memoria alle 16.30 presso il Teatro dei Rinnovati, il tutto con il patrocinio dell'UCEI, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. In cooperazione con le iniziative del Comune, anche l'Università degli Studi di Siena, assieme a quella per stranieri, ospiteranno la conferenza Dal razzismo degli anni 30, lo scivolo verso l'inferno, di Giuliano Amato, giudice della Corte Costituzionale. L'evento si terrà lunedì 11 gennaio nell'Aula Magna del Rettorato e vedrà la presenza del Rettore Francesco Frati e di Roberto Orvieto, in rappresentanza dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. L'introduzione sarà fatta dal prefetto Armando Gradone con la partecipazione degli studenti del liceo musicale Piccolomini e dello scientifico Galileo Galilei. E adesso ci spostiamo in Valdelsa, ancora una situazione di lavoro nero scoperto dalla Guardia di Finanza. A finire nel mirino delle Fiamme Gialle senesi è stato questa volta appunto un bar della Valdelsa. Sentiamo Andrea Radi. Nei giorni appena trascorsi, nell'ambito di controlli mirati della Guardia di Finanza nel settore dello sfruttamento della manodopera in nero, all'interno di un bar sito nella Valdelsa senese è stata riscontrata la presenza di due lavoratori nei cui confronti il proprietario dell'esercizio commerciale non aveva effettuato le preventive comunicazioni agli enti preposti, risultando pertanto completamente a nero. L'analisi di rischio, prontamente eseguita con scrupolosa meticolosità, anche attraverso l'utilizzo delle banche dati in uso, ha evidenziato la completa irregolarità lavorativa, previdenziale ed assicurativa di entrambi i soggetti, posizioni tempestivamente comunicate al competente ispettorato territoriale del lavoro, che valuterà l'irrogazione di pesanti sanzioni economiche nei confronti del datore di lavoro, dovendo quest'ultimo non soltanto regolarizzare l'intero periodo di lavoro nero già prestato, ma anche tenere assunti i lavoratori per un periodo minimo di 3 mesi. La specificazione del Comando Provinciale di Siena è volta ad individuare tutte quelle situazioni di sfruttamento di manodopera che, oltre a costituire un abuso in danno ai lavoratori, rappresentano una grave forma di concorrenza sleale nei confronti degli operatori economici rispettosi della legalità. L'attività delle Fiamme Gialle non si ferma qui. Sono in corso ulteriori approfondimenti per individuare ulteriori fenomenologie della specie. A Poggibonsi sabato riparte il Teatro a Merenda, la rassegna teatrale dedicata a bambini e famiglie. Sentiamo il direttore artistico del Politeama, Luca Losi. Tanto è arrivato al 25esimo anno, per cui è un traguardo non indifferente, siamo molto felici. Ci dobbiamo aspettare una rassegna che coinvolga le famiglie e i bambini, un momento di condivisione con la magia del teatro, quindi un'occasione di stare in famiglia insieme, di andare a teatro per formare il pubblico del domani, e una rassegna che un po' esplora tutti i linguaggi del teatro con particolare attenzione, come dicevo prima, gli spettacoli vanno bene un po' per tutti, tout public, quindi dai 3 anni ai 100 anni, come i primi 2 spettacoli, il Piccolo Clown che sarà sabato 25 gennaio al Politeama e come lo spettacolo del 1 febbraio che sarà al Teatro del Popolo a Colle Valdelsa, sono spettacoli che quindi vanno bene per tutti. Ci saranno altri 2 appuntamenti, l'8 febbraio sempre a Poggibonsi e il 29 febbraio ultimo spettacolo in Sala Minore al Politeama. Sono spettacoli che hanno intenzione appunto di coinvolgere un po' tutti, di emozionare i bambini. Il primo è la storia bellissima di un rapporto fra un padre e un figlio, c'è questo protagonista eccezionale, un bambino di 7 anni, il Piccolo Clown, che con suo babbo, che appunto è sul palco insieme a lui, racconterà questa storia in uno spettacolo senza parole che ricorda un po' il Monello di Charlie Chaplin, uno spettacolo molto emozionante e emozionale, e molto delicato e molto poetico. Allo spazio eventi 2020 di Poggibonsi arriva la domenica a 4 zampe con il ricavato della manifestazione che andrà alle visite mediche dei cani del rifugio Codine Dritte. Sentiamo David Galardi, uno degli organizzatori. L'evento sarà domenica 26 gennaio 2020, chiaramente allo spazio eventi 2020, una nuova area eventi della Valdelsa che mette a disposizione gli spazi per creare l'evento. Questo evento nello specifico riguarda cani
che hanno bisogno di aiuto, supporto, ma soprattutto cani che hanno bisogno di essere ascoltati. Il rifugio Condine Dritte di Poggi Bonzi sarà protagonista di questo evento, che vedrà sfilate, workshop, interventi di tutte le varie operatrici del settore. È importante perché è un comparto, quello canino, in difficoltà e soprattutto dove c'è poca informazione. È chiaro che ci sarebbe tanto da fare, tanto da dire, e domenica è un primo passo per dire, far avvicinare al mondo canino le persone di tutte le età, quindi bambini, famiglie, venite, perché sarà una bella domenica. Dopo gli eventi che hanno coinvolto le strutture di accoglienza per migranti, a Chianciano Terme continua il dibattito sui bandi concessi dalla prefettura. Sentiamo l'assessore comunale di Chianciano, Damiano Rocchi. La questione dei migranti, la Lega si interroga sulla loro permanenza qua dopo che appunto è stata trovata droga negli alberghi che li ospitavano. Ma allora, io su questo credo che sia necessario fare un quadro, una chiarezza e un quadro generale. Allora, è la prefettura che fa dei bandi aperti, e potrebbero essere in teoria aperti anche a tutte le strutture ricettive del comune di Chianciano, e proprio in quella fase, prima della redazione del bando, c'è stata l'amministrazione del comune di Chianciano, ha concordato con la prefettura, proprio a tutela di certe dinamiche anche sociali e interne al comune, che si dovesse mettere un numero massimo di due strutture. Io credo che si voglia strumentalizzare un po' questa questione, che viene strumentalizzata un po' sempre, ma soprattutto che ci sono nel panorama le elezioni regionali in Toscana, ma anche in altre elezioni, venga fatta una strumentalizzazione che riteniamo sia sbagliata, perché le amministrazioni hanno bisogno anche della critica costruttiva, ma non certo della strumentalizzazione. In questo caso riteniamo che qualunque esternazione in questa direzione sia perfettamente strumentale e fondata quantomeno su una non conoscenza reale dei fatti. Intervista era di Laura Olimpia Sani. Noi ci spostiamo ad Abbadia San Salvatore, dove è al via l'iter referendario che vuole bloccare la centrale geotermica in Val di Paglia. A sostenerlo i comitati antigeotermici nogesi e le liste di minoranza di Abbadia. A valutare però se la richiesta sia ammissibile o meno sarà una commissione tecnica che ha 30 giorni di tempo per pronunciarsi. Sentiamo Lorenzo Agnelli. Nella giornata di sabato ad Abbadia San Salvatore si sono riuniti i promotori del referendum popolare che intendono consultare i cittadini su una problematica che riguarda gli interessi della collettività e in particolare la scelta del sindaco Fabrizio Tondi e della maggioranza di realizzare una centrale geotermoelettrica di tipo binario in Val di Paglia. Secondo il regolamento comunale di Abbadia San Salvatore, il comitato promotore deve essere costituito da almeno 30 iscritti nelle liste elettorali del comune, ma tale numero è stato ampiamente superato con almeno 90 iscritti. Il quesito referendario sarà reso noto nelle prossime ore, non appena sarà stato depositato alla segreteria comunale, come prevede il regolamento. Le richieste di ricorrere alla consultazione popolare erano state avanzate sia dalla rete dei comitati attivisti antigeotermici nogesi, sia dalle liste di minoranza di Abbadia San Salvatore, ma il sindaco ha respinto tali istanze dichiarando che la materia è di competenza regionale. Tra l'altro l'impianto era inserito anche nel programma elettorale che lo ha visto affermarsi sulle altre liste lo scorso maggio 2019. Il giudizio insindacabile di ammissibilità di proposta referendaria però è di esclusiva competenza di una commissione tecnica a cui partecipano il segretario comunale e altri due componenti nominati dal sindaco. La commissione ha 30 giorni di tempo per pronunciarsi e se la richiesta viene ritenuta ammissibile il comitato promotore ha a disposizione 60 giorni per raccogliere le firme necessarie, esattamente 1010, e depositarle alla segreteria comunale. Apriamo la nostra pagina sportiva. Domani la Robur scenderà in campo ad Olbia per il match di recupero della 20ª giornata di campionato. Sentiamo le parole del mister Alessandro Dal Canto nel servizio di Filippo Meiattini. Non c'è tempo di piangere sul latte versato per la Robur Siena. Dopo la brutta sconfitta di domenica contro la Carrarese, i bianconeri saranno già in campo domani contro l'Olbia per il match in trasferta rimandato a causa dello sciopero della defiscalizzazione. La situazione in classifica non è delle più rose. Dopo l'ultima battuta d'arresto, la Robur ha perso terreno per la lotta al secondo posto e si trova momentaneamente in sesta posizione con 32 punti, al pari di Novara ed Albino Leffe. Ancora più difficile è la situazione dell'Olbia. La squadra sarda sta
vivendo un campionato da incubo e si trova in ultima posizione con 14 punti al pari della Gian Erminio. La trasferta di domani sarà fondamentale per i giocatori di Dalcanto per ritrovare la vittoria in trasferta che manca dal 1° di dicembre. Cerchiamo di riprendere il cammino subito nonostante la battuta d'arresto pesante nel risultato, dobbiamo fare la nostra partita oggi. Tentiamo di recuperare le energie, è chiaro che può essere che qualche cambio ci sia, vediamo in che misura rispetto alla formazione che c'è sul campo domenica, però insomma la squadra a grandi linee rimarrà con quell'identità di play. Sono partite difficili, poi comunque si va in campo di una squadra che è messa male in classifica e comunque va alla ricerca di un risultato positivo per tentare di aggrapparsi a qualche possibilità di lotta per la salvezza, ci sono partite pericolose. Quindi dobbiamo andare a fare la partita col solito canovaccio nostro, tentando di non perdere il filo nonostante non veniamo da una serie di risultati positivi, perché può sempre succedere la partita che ti ridà il via, quindi noi confidiamo che ogni volta possa essere quella buona. Il volley Lemma Villa Subei Siena si prepara al doppio impegno di campionato e di Coppa Italia, entrambi contro Bergamo, ma si gode intanto la vista dall'alto dopo il 3-1 contro Santa Croce. Sentiamo le parole dell'opposto, Iuri Romanò. Quelli sono i punti più belli da giocare. E come ha detto Zama, sapevamo sarebbe stata una partita così, che poteva ogni set poteva finire in vantaggio. Quindi ci siamo preparati a giocare quei punti e poi senza pensare se va bene si vince. C'è una delle squadre che all'inizio era una delle migliori, poi adesso hanno fatto questo passaggio a vuoto di 7 partite con oggi, però comunque sappiamo che ogni partita è una battaglia, lo diciamo dall'inizio, e ogni partita che giochiamo ci dà ragione. La pallamano, un esordio non proprio roseo, quello di Boris Lisica in panchina bianconera. La Ego Handball Siena perde infatti la prima partita del girone di ritorno contro Brixen, non riuscendo a salvare la prima posizione. Nel frattempo ci si prepara alla prossima gara che vedrà i bianconeri affrontare Eppan. Sentiamo Teresa Scarcella. Non riparte nel migliore dei modi il campionato per la Ego Handball Siena, che non riesce a portare a casa la vittoria durante la trasferta a Bressanone. Finisce 29-28 alla fine di una partita equilibrata, una prestazione nel complesso positiva considerando l'avversario e nonostante la sconfitta, ma il risultato finale vale ai bianconeri la vetta della classifica e permette agli altoatesini di agganciarli. Al primo posto infatti con 24 punti si piazza Conversano, che si impone di presunzione contro Metelli Colonia chiudendo il match 19-31. A seguire Siena e Bressanone appunto, entrambe a 22 punti. La prossima giornata si tornerà al Palaestra, dove la Ego affronterà Spare Repan, che al momento e al 9° posto in classifica con una partita in meno. Un match importante più che altro per l'umore dei bianconeri, che dovranno dimostrare di aver superato quel calo fisiologico che ha caratterizzato la fine del girone di andata. Ancora più interessante sarà la prossima partita, quella dell'1 febbraio contro Bressano, più che altro perché la squadra senese si ritroverà a giocare contro il suo ex allenatore Alessandro Fusina, che da qualche giorno è il nuovo tecnico della squadra trentina. Nel frattempo, tra le questioni che l'Ego Siena si trova a dover affrontare, c'è sicuramente quella del roster. Dopo l'uscita di scena di Gianluca Vinci, che è tornato a Siracusa, i giocatori a disposizione di coach Lisica sono 14, non è da escludere quindi la possibilità di una new entry. Dopotutto lo stesso Lisica qualche settimana fa aveva ammesso che la società si stava guardando intorno, suo il compito di osservare le promesse della pallamano. Quindi se la società in futuro decidesse di sostituire Vinci, è più probabile che punti su un altro giovane, anche perché di giocatori di esperienza la Ego Handball ne ha già abbastanza. Un altro rischierebbe forse di rompere gli equilibri, il che sarebbe fatale. Bene, siamo in chiusura, era questa la nostra ultima notizia. Io vi lascio alle previsioni del tempo e a seguire a una nuova puntata di Roburopoli. Poi c'è la replica del nostro TG, mentre alle 22:50 una maglia, una bandiera. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.